Ciao a tutti ragazzi e ragazze, questo è il mio nuovo video, sono sempre Elena Nail Art e questa è la mia nuova Nail Art. Allora, in questa Nail Art vi farò vedere tre modi per fare il French manicure. Allora, primo modo con la nostra scatolina di French manicure, secondo modo con la nostra penna French manicure, terzo modo con un semplicissimo smalto bianco. Allora, andiamo prima a fare quella con la French manicure con i pezzettini di carta. Allora, andiamo ad aprire e andiamo a mettere diciamo, una strisciolina sopra l'unghia. Così, mettiamola in modo. Ecco qua. Così. Come potete vedere? Così. Dopodiché andiamo a prendere il nostro smalto. In questo caso io ce l'ho della Sibella, Make Up Milano. Un bianco gesso che può essere anche bianco perla, come tipo io ce l'ho di Bottega Verde, bianco perla di tutti i colori che volete. Perfetto, vedete? Intanto, mentre si asciuga, andiamo a fare gli altri French. Dopodiché andiamo a provare il French, quello lì con la nostra penna. Allora, andiamo a prendere una carta, andiamo a farlo su un'unghia, magari su questa, sull'indice. Se non si vede tanto, adesso vi faccio vedere meglio. Perfetto, vedete? Questo è un altro tipo di fare il French. Se vedete questi pezzettini fuori, non vi preoccupate, non vi allarmate. Perché? Perché poi con la nostra penna correttiva, oppure con un po' di solvente per unghie, andiamo a rimuoverli. Quindi è un'altra parte per fare il French. Il terzo modo per fare il French è questo, quello di mettere soltanto lo smalto. È la parte più impegnativa perché è fatta a mano e senza prodotti vari. Quindi bisogna stare attenti. Praticamente come si fa? Si va a prendere lo smalto e praticamente si va a spalmare su tutto il pezzo di unghia bianco lo smalto, facendo attenzione a non metterla nei punti, ovviamente, dove non c'è l'unghia bianca, cioè dove non c'è l'unghia dove si debba fare il French. Insomma, così. Quindi anche questo era il terzo modo. Perché si va con il French, con lo smalto, a calcare sui punti dove appunto si fa di solito il French con le penne. Ok, andiamo a vedere il nostro French manicure, quello con la strisciolina. Andiamo a togliere la nostra strisciolina perché non dobbiamo avercela sempre dietro la strisciolina. Andiamo a togliere la strisciolina e vedrete che il French è fatto. Sopra ci potrete passare un top coat, ci potete passare tutto quello che volete, perché la vostra French manicure dei tre modi diversi possa essere e possa rimanere sempre bellissima. Ci vediamo al prossimo, mi raccomando, pollice in su per questo video, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e ciao! Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Vi sia stato d'aiuto. Ricordatevi, se non avete la penna o gli adesivi, potete usare semplicemente uno smalto bianco gesso o un bianco perlato, come volete. Basta che non andiate fuori dalla riga. Oppure basta prendere la penna, se ce l'avete, di French manicure o pedicure. Oppure semplicemente gli stickers. Ci vediamo al prossimo video, pollice in su e ciao!